La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presenta il progetto Bottega del Terzo Settore, strettamente legato al recupero e alla riqualificazione dell'ex Cinema Olimpia. Il presidente Marini lo aveva già informalmente anticipato alla stampa nei mesi scorsi. Con la conferenza odierna si è reso noto a tutta la comunità il coinvolgimento attivo ed operativo della Fondazione nel collaborare insieme alle donne e agli uomini che quotidianamente operano nel terzo settore per migliorare il benessere sociale nell'interesse esclusivo della comunità. Non è un progetto di recupero di un bene architettonico, è la ricerca di una sede adatta per realizzare la bottega del terzo settore. Originariamente avremmo voluto realizzarla in questo palazzo, la sede della fondazione. E l'Olimpia avrebbe dovuto essere la sede della Carisap Spa. Poi, a seguito dell'operazione di aggregazione della Carisap e della Banca dell'Adriatico, ci è stato chiesto di avere maggiori spazi e quindi abbiamo concesso in locazione tutta questa sede e la bottega del terzo settore la realizzeremo all'Olimpia. E quindi oggi abbiamo presentato l'idea, che è quella nei prossimi 2 anni di concertarsi tra i diversi soggetti del terzo settore per trovare un modo nuovo e diverso di relazionarsi tra noi. Ad oggi ci relazioniamo poco, devo dire. La Fondazione poco si relaziona con gli altri soggetti del terzo settore, o meglio, troppo poco secondo me, e poco si relazionano tra loro i soggetti del terzo settore. Grazie alla bottega del terzo settore questo sarà più facile. La Fondazione ha inteso con questa iniziativa interpretare sino in fondo ed in modo innovativo il suo naturale ruolo di supporto al terzo settore. L'obiettivo del progetto, che prende le mosse dall'edificio e che nell'edificio troverà il suo logo simbolico, è quello di creare consapevolezza, promuovere i valori e la cultura del no profit, stimolare l'incontro tra i diversi soggetti protagonisti del terzo settore e favorirne una relazione sempre più stretta con la comunità. Dunque, il progetto prevede da un lato il restauro delle facciate dell'architetto Vincenzo Pilotti, un restauro che dovrà sicuramente avvalersi del ripristino di tutto l'apparato scultoreo, in parte custodito presso i locali della Fondazione, e dall'altro dovrà anche, a mio modo di vedere, ripristinare l'antica terrazza originaria a fronte invece delle due falde attualmente apposte sull'edificio proprio a protezione dell'interno, e quindi un restauro di carattere filologico per quanto riguarda l'esterno dell'edificio. All'interno invece il progetto vuole custodire più che altro una memoria della città antica, della spazialità antica, attraverso la riproposizione di una rua interna che sarà poi l'elemento di distribuzione ai vari piani che dovranno trovare luogo all'interno dell'edificio. 3 piani. Piano terra primo e secondo sul lato di Rua Davide d'Ascoli, dove abbiamo 3 ordini di finestre, 2 piani invece, piano terra e primo piano, sul lato di Via Giudea e di Corso Trento e Trieste, proprio perché siamo obbligati a mantenere le aperture esistenti e quindi ad avvalerci di quelle che sono le attuali aperture, appunto. Oltretutto dobbiamo interloquire con la soprintendenza, quindi dobbiamo comunque confrontare continuamente il nostro progetto e quindi le nostre idee con quelle che sono le volontà, appunto, della soprintendenza ai beni architettonici di Ancona. Ci sarà una memoria di quella che era l'antica destinazione d'uso, che a partire dal 13, l'anno d'inizio della costruzione, e in particolare nel 15, quando venne inaugurato appunto l'ex, quello che oggi definiamo ex Cinema Olimpia, ci sarà appunto la memoria di questa antica destinazione d'uso in un piccolo spazio ricavato al piano terra, che sarà diretto a contatto con l'ingresso di Via Giudea, e sarà uno spazio usufruibile anche durante la chiusura degli altri uffici, quindi sarà uno spazio a disposizione della cittadinanza e quindi una piccola sala proiezioni che potrà ospitare 40-50 utenti. Con questa iniziativa da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli Piceno, è un'iniziativa che è molto intelligente, secondo noi, come terzo settore, possiamo dire, perché in un momento di difficoltà economica complessiva del Paese, in cui la fiducia è l'elemento principe per poter ricominciare e ripartire, il terzo settore, il volontariato, la cooperazione sociale è un moltiplicatore di fiducia, e questa posizione di sostenere e supportare il terzo settore per le sue attività all'interno della provincia
È un'iniziativa che è foriera di vantaggi complessivi per tutta la realtà della provincia di Ascoli Piceno. Noi perlomeno ci auguriamo che questa iniziativa della Fondazione di Ascoli Piceno sia anche ripresa a livello del territorio marchigiano. Noi abbiamo 8 fondazioni nel territorio marchigiano e in un momento di difficoltà complessiva che esiste proprio nel paese, non a caso il terzo settore in questo momento è chiamato anche alle consultazioni che ci sono a livello nazionale, perché è la sussidiarietà il terzo settore. Non si può fare a meno della sussidiarietà in una società in cui non solo è un momento di difficoltà, ma che vuole essere diversa per quello che riguarda il futuro, che vuole essere diversa perché vuole superare i problemi che ci sono. L'economia sociale, della cooperativa, della promozione sociale, del volontariato è indispensabile in un momento così difficile che stiamo vivendo. In sintesi, valorizzare l'identità del terzo settore che costituisce un pilastro importante della società e sempre più destinato ad essere nel futuro un fermento di dinamiche relazionali, aggregative e di pensiero creativo.